Ciao care, benvenute in un nuovo video, bentornate sul mio canale. Allora, oggi sarà un video haul, di shopping per la casa, diciamo, di oggettistica in generale. In realtà non ho preso tante cose, però secondo me tutte cose molto carine e interessanti che ovviamente vi voglio mostrare e che voglio condividere con voi. L'altro giorno sono andata alla nuova apertura di Teddy qui al centro commerciale Anagnina a Roma. Ovviamente non potevo non andare visto che Teddy fa parte dei miei negozietti preferiti per quanto riguarda, diciamo, le cosine, le cavolatine, diciamo così. Io adoro tutto ciò che riguarda l'oggettistica per la casa, per la cancelleria, insomma, tutte queste cosine, gli accessori. Quindi non potevo non andare all'apertura e ho comprato un po' di cose. In realtà non ho comprato molte cose perché poi alla fine sono sempre un po' le stesse. Poi andando molto spesso da Teddy, diciamo, non rimango particolarmente colpita, a meno che c'è qualcosa di nuovo che ovviamente tendo subito a puntare. Perché ormai conosco tutto a memoria, quindi quando vedo qualcosa di nuovo subito cerco di accaparrarmelo se ovviamente mi piace. E quindi niente, volevo farvi vedere che cosa ho comprato da Teddy, anche perché spesso mi chiedete: facci vedere che cosa hai comprato, perché se c'è qualcosa che ci incuriosisce, che ci piace in particolare, magari partiamo e andiamo da Teddy, perché non tutti hanno magari la fortuna di avere tantissimi centri commerciali vicino casa. Quindi vi faccio vedere subito che cosa ho acquistato da Teddy. Allora, partiamo col dire che ogni volta puntualmente che vado da Teddy dimentico di portarmi una shopper bag, quindi l'acquisto sempre, ma tanto comunque fanno comodo in generale nella vita, sia per la spesa ma anche per altre cose. Allora, io vado a pescare, no, non è vero, ragazzi, voglio sempre farvi vedere dalla cosa che mi piace, diciamo, di meno a quella che mi piace di più. Quindi partiamo da una cosa che vedete sempre nei miei shopping di Teddy, perché ormai sto facendo tipo la collezione, ce l'ho di tutti i colori e questo rosa mi mancava. Si tratta di album da colorare antistress per adulti. In realtà questa descrizione l'ho un po' personalizzata perché poi quello che c'è scritto qua io non lo capisco, non essendo scritto né in inglese né in italiano. Comunque, ho preso un altro album da colorare. Ormai ho tutta questa collezione di Teddy, ce l'ho azzurro, verde, giallo, di tutti i colori. Ho quello sui mandala, quello sulla natura in generale, quello sugli animali. Mi mancava quello sugli unicorni, non l'avevo mai visto, oggi l'ho visto e ovviamente l'ho preso. L'ho pagato 3,50 euro e è il solito album di Teddy. A me rilassa tantissimo colorare, lo so, sembrerà una cosa da bambini, ma ci sono tutti questi disegni. Quindi se siete alla ricerca di un qualcosa da fare la sera, magari mentre vedete le serie, mentre guardate un film, la TV, una cosa molto interessante che ho acquistato da Teddy e che ho pagato solamente 1 euro è questa penna per lo smartphone, quindi per il telefono. Adesso la andiamo ad aprire insieme e vediamo il suo utilizzo. Adesso vi faccio prima di tutto uno zoom da vicino, così vi faccio vedere. Praticamente è questo pennino, ragazzi, che teoricamente dovrebbe essere touch. Allora, dovete sapere che io passo veramente molto tempo con il telefono in mano, con l'iPad, per motivi che potete immaginare, ovviamente, avendo il canale, avendo la pagina Instagram, ricevendo molti messaggi. Mi ritrovo spesso anche a stare più di un'ora con il telefono in mano e dopo un po' inizio a, diciamo, a sentire le mani stanche, ok? Soprattutto per digitare, no, i tasti, quindi cercavo un qualcosa che mi aiutasse un po' e che mi facilitasse un po' l'utilizzo del telefono. In realtà stavo per acquistarla su Amazon, l'avevo già inserita nel mio carrello, ma ieri da Teddy ho trovato questo pennino e ho detto no, vabbè, che forte, cioè solo a 1 euro devo assolutamente provarlo. Infatti ne ho presi due, uno per me personale che è questo qui e l'altro invece per Matteo, anche per casa, diciamo, per quando utilizziamo l'iPad. Ovviamente adesso l'andremo a provare insieme, quindi vado a bloccare il telefono, mi avvicino. Almeno proviamo insieme. Funziona. No, vabbè, funziona benissimo. Ha un touch incredibile. Adesso proverò a scrivere un messaggio. Cioè, funziona benissimo. Adesso ho aperto una chat con una mia amica. Sto scorrendo le immagini. Wow. Sono veramente contenta, cioè ragazzi, a 1 euro secondo me è un ottimo prodotto, un ottimo accessorio sia per il telefono sia per l'iPad. Penso che lo utilizzerò tantissimo, penso che veramente lo andrò a consumare. Andiamo avanti. Allora, mentre registravo il video dove ho fatto il cambio look, non so se l'avete visto, vi lascio qui sopra il link, mi sono resa conto che ho perso ben due spazzole. Allora, non chiedetemi come ho fatto, ho un solo bagno in casa, nel senso non è che vado in giro a pettinarmi, i capelli me li faccio sempre prima di uscire, le borse alla fine porto sempre quelle piccoline, quindi non è che può centrare una spazzola gigante, ma sono riuscita a perdermi due spazzole, ragazze. Una azzurra, non so se ve le ricordate nei miei vecchi video, però una di legno e una azzurra sono sparite, cioè non so che fine abbiano fatto. Quindi ieri da Teddy ne ho acquistata un'altra, l'ho presa sempre di legno, sembra abbastanza morbida.
sembrerebbe. L'ho pagata 2,50 euro ed è molto carina, resistente, poi io adoro le cose in legno, in bambù, mi piacciono tantissimo. Adesso vado a levare la carta, vediamo se riesco a... Ah, ok. Il manico è leggermente inclinato verso destra, facilita la presa con la mano. E sembrerebbe che neanche tira i capelli, cioè li spazzola, proprio scivola benissimo. Allora, anche se due ne ho perse, una ancora ce l'avevo, che è tra l'altro quella che avete visto nel video del cambio look. Però mi tira i capelli, ragazzi, ma me li tira in una maniera allucinante, cioè tipo che qua sopra me li ha tutti spezzati. Infatti qui sopra ho tutti tipo dei capelletti un po' spezzati, ricresciuti, perché quella spazzola me li ha spezzati tantissimo. Ho detto no, aspetta, cioè non è che adesso posso spezzarmi i capelli, sto facendo tanto per farmeli ricrescere, per cercare di mantenere bene tra maschere, balsami, prodottini, olio eccetera eccetera, non posso farmi spezzare i capelli dalla spazzola, quindi ho detto devo assolutamente comprarmi una nuova spazzola, tant'è che anche quella c'era nel mio carrello Amazon, però alla fine mi dispiace per Amazon, ma ho trovato tutte queste cosine a Teddy, tra l'altro a un terzo del prezzo delle cose che avevo già salvato nel carrello, e mi sembra molto molto morbida, quindi sono contentissima del mio acquisto, 2,50 euro. Andiamo avanti con il prossimo acquisto. In realtà è un acquisto che avrei anche potuto non far vedere, ma visto che fa parte delle cose che ho comprato ve lo faccio vedere. Vabbè, sono semplicemente delle batterie per la bilancia, perché è tipo, non so, sarà, ragazze, penso in vita mia era una vita che non succedeva una cosa del genere, è tipo un mese che non mi peso, soltanto perché ci dimentichiamo ogni volta di acquistare le batterie. Ieri fortunatamente me lo sono ricordata, quindi le ho acquistate, però vi giuro che penso, non so, erano anni, ma anni veramente, vi giuro, cioè tipo, non so, 7 anni che non mi pesavo per così tanto tempo. Però ecco, appunto, non mi sono pesata per un mese, ma non è successo niente, cioè io mi sento bene nel mio corpo, mi sento a mio agio, mi sento in forma, anche se in realtà dovrei riprendere un attimo bene i ritmi con la palestra, ma veramente ho avuto un problema dopo l'altro tra vaccino, raffreddore, insomma sono dovuta stare un pochino riguardata. Ancora sono in modalità chiusa in casa, perché comunque ho questo raffreddore, insomma, che mi deve ancora passare, però veramente non vedo l'ora di riprendere a pieni ritmi dalla prossima settimana la palestra e l'allenamento. In realtà vorrei anche inserire una cosa nuova nella mia settimana, che magari poi ve ne parlerò in un altro video. Allora, per le amanti della cancelleria, ho acquistato questo set di evidenziatori color pastello, bellissimi, rosa, lilla, azzurro e verde. Io direi di andarlo ad aprire insieme. Vi dico subito che l'ho pagati 3,50 euro. Io vi giuro, adoro tutto ciò che riguarda la cancelleria, comprerei di tutto. Per fortuna sono in una fase in cui tutte queste cose non mi servono e non vado a scuola, perché se no penso che sarei diventata matta e probabilmente non mi sarebbe bastato uno zaino, una cartella per andare a scuola, perché ci sarebbe stato forse un libro, un quaderno e poi tutto il resto, evidenziatori, penne, non so, forse ad oggi avrei avuto un astuccio che sarebbe sembrato tipo una trussa dei trucchi, quindi tipo grosso così. Vabbè, andiamo avanti con i prossimi acquisti. In vista dell'arrivo della primavera, perché dai, non manca tantissimo alla fine, possiamo già iniziare a pensare alle belle stagioni, ho preso per 1 euro queste mollettine, queste mega maxi super mollettone, anzi direi, perché sono giganti, rosa e bianche, mi piacciono tantissimo, le trovo molto carine, fine, cioè nel senso, voi penserete sono grosse, non sono molto fine, sì, però secondo me un outfit comunque abbastanza semplice, un trucco delicato, anche semplicemente una mollettina appoggiata giusto per mettere un po' di i capelli, secondo me sono molto carine e delicate. È vero che siamo vicino all'inizio della primavera, ma ancora manca un po', no? Per cui ho pensato di riacquistare delle ciabatte calde, perché comunque mancano ancora un bel po' di mesi e le sfrutterò tantissimo. Ho preso queste nuove pantofole perché le mie si erano tutte un po' appiattite, rovinate, un po' svuotate, ecco, me le perdevo anche in giro perché si sono anche allentate parecchio. Ho visto queste ciabattine pelosine super calde, morbide, e le ho volute prendere. Queste l'ho pagate 5 euro e secondo me anche queste ne valeva la pena, perché per 5 euro ho delle pantofole nuove per finire, insomma, questa stagione fredda, che magari mi ritroverò anche per il prossimo autunno. L'unico problema è che, stando molto in casa, noi lavoriamo entrambi da casa, le sfrutto tantissimo, praticamente si può dire che le porto tutto il giorno, perché poi io dentro casa non sto mai con le scarpe,
Quindi, poverine, qualsiasi ciabatte io compri, le vado tipo a sfruttare fino all'osso. Quindi quest'anno ho dovuto ricomprare un altro paio di pantofole durante ancora la stagione invernale. Vi piacciono? Secondo me sono super carine, poi sono morbide. Ok, siamo arrivati quasi al termine. Sono rimasti due oggetti che in realtà fanno parte dell'arredamento di casa. Allora, parto con il primo che avete già visto in un mio video haul di Teddy perché l'ho acquistato. O forse l'avete visto sulle storie su Instagram, non ricordo. Però insomma l'avete già visto dalle mie parti, perché l'ho acquistato per Natale per mio papà per il suo ufficio da mettere sulla scrivania ed è questo orologio che è stupendo in ferro, soltanto 8 euro, cioè guardate che pezzo bellissimo, sinceramente adesso non ricordo se il prezzo è lo stesso di quando l'ho acquistato per mio papà per Natale, però trovo che per 8 euro veramente sia un pezzo di arredamento molto bello, elegante, che è perfetto con il resto dell'arredamento della mia casa, essendoci tutti quei dettagli neri in ferro, i lampadari neri. Poi magari in un vlog andiamo a riarredare di nuovo il salone di là, perché ragazzi adesso sono piena di soprammobili. Anche il prossimo oggetto che vi faccio vedere è un soprammobile e non so più come distribuire le cose. Probabilmente quelli un po' più vecchiotti, tra virgolette, li metterò di qua, perché di là tendo sempre a mettere le cose appena comprate. Non so perché, cioè povera camera da letto, povero comò che tra l'altro utilizzo come sfondo per i miei video, però tendo sempre a mettere gli ultimi arrivi, le cose nuove di là in salone, che comunque è il primo ambiente che si vede di più, è l'ambiente che viviamo di più, comunque viene anche più notato e visto quando vengono gli ospiti, e quindi questo sicuramente finirà di là in salone. Siamo arrivati all'ultimo pezzo che riguarda, come vi dicevo prima, l'arredamento di casa. Allora, si tratta di questa sfera bianca con tutte queste venature nere che vanno a creare un po' questo effetto marmo che io trovo molto elegante. Non so ancora dove la metterò, non so se starà bene, quindi non lo so ragazzi, sono un po' indecisa. Intanto l'ho presa perché mi piace. Tanto comunque se non riesco a sistemarla da nessuna parte già so a chi regalarla, perché già so a chi regalarla. L'ho pagata questa 3,50 euro, quindi intanto l'ho presa perché mi ha colpito da subito, mi è piaciuta da subito, e poi ho detto se mi piace come sta in casa la tengo, oppure insomma la regalo a una mia amica che ha tutta casa con questo stile, tanto non sarà un problema anche se vedrà questo video, perché non c'è problema, ecco. Quindi diciamo intanto l'ho preso perché secondo me per 3,50 euro è un pezzo bellissimo d'arredamento. Poi ho detto alle brutte, se proprio non mi piace come sta qui in casa o comunque non riesco a posizionarlo in nessuna parte perché non sta bene, lo regalo. Ok cari, siamo arrivati al termine di questo video haul. Io spero di avervi fatto compagnia, spero che i miei mini acquisti vi siano piaciuti. Come al solito cerco di variare sempre, sia con lo shopping per quanto riguarda i vestiti, per la casa, per la cancelleria, cose varie, accessori per i capelli, non so, a me piacciono un sacco di cose, quindi cerco sempre di non focalizzarmi soltanto su un argomento, ma farvi vedere un po' tutte le cose che mi piacciono, e spero comunque di avervi intrattenuto e ripeto di avervi fatto compagnia con questo video. Fatemi sapere poi giù nei commenti che cosa vi ha colpito, che cosa vi è piaciuto di più o che cosa comprereste anche voi. Vi chiedo ancora scusa per questa voce così raschiante. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi lascio anche qui sopra il mio Instagram se volete seguirmi anche lì. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.